Segretario federale, ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Salvini. Grazie. Grazie. Un saluto a tutti, in particolar modo ai due ragazzi che ho trovato a bere ieri sera intorno a mezzanotte e mezza. Dove sono? Alzatevi in piedi, fate un applauso. Che ora avete fatto? 3:30. Quindi sarete lucidissimi, pronti, interrogati, lì, due poltrone. 3:30 però, vista Duomo, non male. Da dove arrivate? Da Cagliari, e beh, insomma, meritava la trasferta, perché ovviamente si parla di scuola, di istituti tecnici, di lavoro, di futuro, però la vita è così bella e così breve che merita anche di essere goduta, e il sano divertimento deve assolutamente far parte di quello che ci accompagna. Due riflessioni, perché poi piglio la macchina e vado in quel di Bologna e poi, se riesco, anche in terra di Romagna a portare un po' di riaperture, di speranze a popolazioni orgogliose, colpite, mai dome, che sono state colpite, però si stanno già rialzando. Ovviamente il Ministro delle Infrastrutture ha il dovere di andare a dare indicazioni su come e quando si riparte, avremo delle buone notizie a portare a quei territori. La storia, sentivo Armando, perché per preparare il futuro bisogna ricordarci chi siamo e da dove veniamo. Oggi sono due scadenze importanti per la storia italiana, anche se la stragrande maggioranza di voi non era al mondo, la strage di Brescia e l'omicidio di un giornalista libero come Walter Tobagi. E parlo di giornalista libero perché c'è tanto bisogno di giornalisti liberi in questo momento in Italia, non di giornalisti pigri, non di giornalisti seduti, lo dico da iscritto all'ordine, lo dico da giornalista professionista iscritto all'ordine che ogni tanto si domanda l'utilità dell'ordine dei giornalisti professionisti così come di altri ordini professionali. Però ricordare quegli anni bui ci dovrebbe far apprezzare, vi deve far apprezzare, qua avete 15, 20, 25 anni, il bello della normalità di oggi, che però è figlio di anni che così tranquilli e così normali non erano, è il fatto che certe parole di violenza, a cui poi sono seguiti atti di violenza, bisogna tenerle lontane. Perché chi porta odio in politica, chi parla di nemici, non di avversari politici, non semina qualcosa di buono. Perché poi il passato ce lo racconta. Quindi vi invito, a prescindere da quella che sarà la vostra carriera professionale, mi auguro politica, per tanti di voi, perché se siete qua mi auguro che abbiate e coltiviate un po' di ambizione, perché l'ambizione, se è smodata, fa male, se non c'è, fa male uguale. Uno che dice no, io non ambisco a nulla, o mi prende in giro oppure non ha grandi prospettive. Quindi ambire a migliorare la propria posizione e l'altrui posizione è assolutamente fondamentale, basta che l'ambizione non prevarichi su altri tipi di valori e di ragionamenti. La libertà, dicevo, io leggevo un po' di rassegna stampa questa mattina, non lo faccio quasi mai, però la domenica mi sono alzato, c'era mio figlio che dormiva, altro che 3:30, non oso immaginare che ora sia tornato, ho portato 3 brioche a mia figlia prima che andasse a messa e poi ho letto qualche giornale, cosa che di solito non faccio per non inacidirmi la giornata. Però la domenica è una giornata bella di suo, quindi... E io penso che l'Italia nei prossimi anni vivrà un rinascimento, una rivoluzione economica, sociale, culturale, infrastrutturale, di bellezza, di modernità e di ricchezza che non ha vissuto negli ultimi decenni, se tutti faranno il loro. Abbiamo una opportunità a portata di mano storica, se ciascuno farà il suo. Sono assolutamente ottimista. Di solito uno accende il TG, sventure, sciagure, siamo in ritardo, non ce la facciamo, non funziona niente, la burocrazia, le tasse, l'inflazione, la bolletta, il licenziamento. Io devo dire che sono assolutamente fiducioso, ottimista e determinato. Quello che dipende da me,
ho tutta intenzione di portarlo fino in fondo, ma il contesto penso che sia positivo. Non è un caso che nel primo trimestre di quest'anno l'Italia sia cresciuta più di Francia e Germania. Di solito eravamo pronti a 18 editoriali sul fatto che siamo il brutto anatroccolo, l'ultimo della classe. Noi non abbiamo motivi per essere ultimi della classe. Anzi, noi abbiamo tantissimi motivi per essere almeno fra i primi tre della classe. Basta non avere paura del cambiamento. Mi ricollego a Armando, perché l'avversario di questa rivoluzione, di questo nuovo rinascimento, siamo noi. La paura di cambiare. Ce la farò, ma starà in piedi. Noi abbiamo approvato giovedì non le nuove piramidi d'Egitto, un'opera infrastrutturale come ne stiamo sbloccando a centinaia. L'Asti Cuneo, la diga di Genova, la Pedemontana in Veneto, le dighe in Sardegna e in Sicilia, la Roma Latina, la Tirrenica, l'Adriatica, la Orte Farconara, la Napoli Bari, la Pedemontana Lombarda, la Galleria della Tremezzina sul Lago di Como, sono tutte infrastrutture. Fra queste tante infrastrutture c'è un ponte. C'è un ponte, non è? C'è un ponte di 3,3 km che una volta realizzato sarà il ponte a campata unica più lungo del mondo, che non è il ponte fra Messina e Villa San Giovanni, ma è il ponte fra Palermo, Roma, Milano, Monaco, Berlino. E a leggere sta roba è un ponte che dà fastidio a tanti. Io penso che il ponte che unirà Sicilia, Calabria, Italia ed Europa innanzitutto darà fastidio alla mafia, perché porterà sviluppo e lavoro vero in terre che hanno fame, voglia e diritto di sviluppo e di lavoro vero. E la mafia conquista spazi laddove c'è fame, laddove c'è disperazione, laddove non c'è speranza. E se io ti porto sviluppo, modernità, connessione, crescita economica, sociale, culturale, professionale, tu vedi che la mafia ha meno spazi. Ma la cosa incredibile è che stanno diventando tutti ingegneri. Non so se c'è qualcuno che sta studiando ingegneria o architettura. Io ho fatto storia, ho fatto il classico, ho fatto storia. E fortunatamente per i siciliani il ponte non lo faccio io. Quello sì sarebbe problematico. Se il ponte lo progettasse, lo realizzasse Salvini, segno della croce. No, Salvini, onore e onere di un governo politico che ce l'aveva nel programma è di ripartire dopo 50 anni di chiacchiere, di trovare i finanziamenti che ci saranno in legge di bilancio e di mettere a terra la norma che lo permetta. Poi il ponte lo fanno gli ingegneri, il paziente al pronto soccorso lo cura il medico e la lezione di matematica la fa l'insegnante. A Milano si dice o felè fa il tomestè, quindi se fosse il politico a fare il ponte sarebbe un problema. Sono stato al dibattito parlamentare, tutti ingegneri, ma Salvini avrei valutato l'impatto del vento. Gli ingegneri cosa ci stanno lì a fare? Leggevo una delle criticità più curiose, anche simpatiche, amabili, è quella di una Lega. C'è una Lega che è contro il ponte, la Lega per la protezione degli uccelli, perché disturbiamo il volo degli uccelli. Però sottovalutano questi esseri umani l'intelligenza di tanti animali che hanno più cervello di tanti esseri umani. Perché la storia dell'uomo e dell'uccello insegna che se l'uccello vede dinanzi a sé un palo o un ponte, cambia strada, vola da un'altra parte, vola più in alto, vola più in basso, vola di qua, vola di là, come il pesciolino. Disturbiamo i pesci non coi piloni, perché i due piloni su terraferma, oltre che per sicurezza antisismica, ripeto, mi hanno spiegato gli ingegneri, non è una decisione politica, servono anche a non disturbare l'equilibrio florofaunistico sul fondo dello stretto. Però qualcuno, io non li chiamo animalisti, io li chiamo persone bizzarre, anche l'ombra del ponte infastidisce il pesce, non il pilone, non il cemento, ma anche l'ombra. E quindi l'uccellino, il pesciolino, io adoro uccellini e pesciolini, ma lo stipendio me lo pagano donne e uomini di questo paese che hanno diritto a lavorare, a viaggiare, a studiare, a prosperare, a crescere in sicurezza. Quindi l'importante è non rimanere ostaggi delle paure del cambiamento. Mi sono riletto, perché ho la compagna di Firenze, la vicenda dell'avvio di un'opera d'arte che chiunque vada a Firenze non può non andare a visitare. Da tutto il mondo, da tutta Italia, da tutta Europa, quando vai a Firenze vai a visitare un altro ponte, sì, per carità di Dio, sull'Arno, poi però dall'alto, da sotto, dal fianco, tu vedi la cupola del Brunelleschi e dici, my God, ma come hanno fatto? Nel 400, non nel 2023, nel 2023, nel 400
non a fare, a pensare quella che era la cupola più grande al mondo. E se uno si rilegge, andate a leggervi, ormai ai miei tempi c'erano le enciclopedie, l'enciclopedia dei 15, il papà e la mamma quando volevano farti un regalo ti regalavano l'enciclopedia. Sfido chiunque di voi ad avere un'enciclopedia su carta in casa. Adesso vai ovviamente sull'enciclopedia online e incredibilmente ci furono diversi anni con scioperi, proteste, manifestazioni, critiche contro il Brunelleschi. La cupola non starà mai su. Che skill è Matt? Come fa a fare una roba così grandiosa? Costa troppo, non ce la facciamo, non sta in piedi, deturpa l'ambiente. Sono passati 600 anni, la cupola è lì. E Brunelleschi vinse un concorso internazionale di idee che era stato bandito con un premio di 200 fiorini d'oro. Oggi non so se la Commissione europea e le Corte dei Conti permetterebbero uno stesso concorso internazionale e sicuramente Toninelli con l'indice costi-benefici non avrebbe permesso la costruzione della cupola perché avrebbe trovato sicuramente il modo di dire che era uno spreco di denaro pubblico. Dopo 600 anni la cupola è lì. Io ricordo a quelli che, soprattutto a sinistra, il ponte costa troppo, il ponte costerà la metà di quanto sta costando agli italiani il reddito di cittadinanza. E il reddito di cittadinanza non lascia traccia tra... E penso che sarà strutturalmente, palesemente, economicamente, visivamente, turisticamente. Chi non va a San Francisco a vedere il ponte, a Londra a vedere il ponte, a Stoccolma a vedere il ponte, a Istanbul a vedere il ponte, in Giappone a vedere il ponte. Ecco, verranno da tutto il mondo a vedere. È un'opera ambiziosa, sì. Serve solo ai messinesi? No. Serve alle imprese lombarde, serve agli studenti laziali, serve agli agricoltori calabresi, serve a connettere, a unire il paese come il ponte di San Benedetto Po nel Mantovano, il ponte di Calusco d'Adda, o tanti ponti che stiamo progettando e finanziando in tutto il paese. Poi noi siamo quelli che vorrebbero dividere, eh? È l'assurdo. La sinistra che ci accusa di costruire muri mentre loro vogliono i ponti, gliene facciamo uno bello, e invece no, loro non vogliono il ponte, preferiscono il muro che divide pezzi di Italia. Ma questo vale anche per altri, non si può. Io sarò a Como, giusto per spostarci da un mare a un lago fra una decina di giorni, perché anche lì non si può, a me fa impazzire. Ecco ragazzi, quando vi dicono non si può, a casa, in famiglia, sul lavoro, approfonditelo, perché se vi fermate nella vita al primo non si può, non andate da nessuna parte. Se quando arrivai a fare il ministro dell'interno avessi ascoltato i non si può bloccare gli sbarchi, non avrei fatto niente. Se non si può, si deve trovare il modo per poterlo fare, perché l'Italia figlia dei non si può, e non si può la TAVE, non si può il tunnel del Brennero, non si può la diga di Genova, non si può la Pedemontana, non si può l'alta velocità, non si può, ho scoperto, secondo la Commissione europea, abbassare le tasse. Ma adesso tu mi imponi di andare in giro con la macchina elettrica, che è un enorme regalo alla Cina, e saranno fondamentali le elezioni europee dell'anno prossimo, perché siccome bisognerà fare un tagliando a queste sciocchezze ideologiche nel 2026, se la Lega e il centrodestra in Europa avrà abbastanza forza, noi diremo che la transizione ecologica è sacrosanta, se uno vuole comprarsi l'auto elettrica ha tutto il diritto di farlo, ma non possiamo condannarci a essere dipendenti dalla Cina per i prossimi 50 anni. Non ha senso. E quindi va bene l'elettrico, ma va bene i biocarburanti, va bene gli e-fuel, va bene anche perché gli ultimi modelli di Euro 6 hanno molte meno emissioni rispetto a quelle che serve la produzione di una batteria. Perché poi ovviamente la batteria non nasce come il fungo porcino sotto il castagno. La batteria ha dei costi economici e di impatto ambientale, di produzione e di smaltimento, perché la batteria non evapora. E quindi l'ideologia, ecco, la stessa Europa che dice ci vuole l'auto elettrica, casa tua, se stai in periferia a Milano o Roma, sei un po' sfigato, devi mettere la norma, devi alzare la classe energetica, altrimenti sei un pericoloso inquinatore. E poi
ricordati, Troisi avrebbe detto ricordati che devi morire, in quel grande film, mo me lo segno, però oltre che ricordati che devi morire, ricordati che il vino, il pane, l'olio, il burro, la pasta, il parmigiano, il prosciutto di Parma, la dieta mediterranea fa male, vuoi mettere quanto fa meglio la carne sintetica prodotta in laboratorio. Magnetele te la carne sintetica prodotta in laboratorio e beviti te quello che è frutto della chimica, con tutto rispetto. La chimica ha fatto scoperte eccezionali, però a tavola io preferisco essere in mano del contadino e del pescatore, non del ricercatore d'industria. Ecco, questa Europa questa settimana ci ha spiegato che la flat tax non la dobbiamo fare. Noi sottovoce non gliel'abbiamo detto, ma ce lo diciamo qua fra sovversivi in questa domenica mattina, c'è già la flat tax. Quindi a Bruxelles silenzio, che sennò magari ci mandano i caschi blu, però la flat tax c'è, arriva fino agli 80.000 euro di fatturato per le partite IVA e aggiungo l'ambizione, vogliamo portare almeno a 100.000 il tetto per le partite IVA per questa tassa piatta al 15% ed estendere questo trattamento fiscale equo a lavoratori dipendenti, pensionati e famiglie. Pagare meno per pagare tutti. Pagare meno per pagare tutti. Poi, fra i non si può anche l'autonomia. Non si può l'autonomia. E te lo dicono a nome della Repubblica Federale Tedesca, voglio dire, non, o della Confederazione Elvetica, che non è nell'Unione Europea, ma non mi sembra che sia il simbolo di quello che non funziona. I paesi che funzionano meglio scommettono sugli enti locali, delegano sugli enti locali. E l'autonomia, molti dei critici dell'autonomia sono come i critici del ponte, non hanno letto quello di cui stanno parlando. Il ponte non sta in piedi, lascialo dire agli ingegneri, l'autonomia non si può fare, ci sono secoli di storia delle istituzioni, l'autonomia non toglie un euro a nessuno ma semplicemente incita alla competizione, a spendere meno, spendere meglio, spendere laddove serve e non sprecare. Questo è, e io sono convinto che i cittadini che ne avranno più beneficio non saranno solo Lombardi e Veneti che a milioni l'hanno chiesto, ma anzi saranno i cittadini del Sud, che oggi sono quelli che con uno Stato centralista mal funzionante sono più penalizzati. Quindi non la faccio lunga, ringrazio Armando, fate un applauso a Armando e alla sua squadra, perché ormai siamo alla X edizione. Gliene hanno fatte di tutti i colori, fra inchieste, diciamo che un'altra riforma che farà bene il Paese sarà la riforma della giustizia, perché chi sbaglia deve pagare fino in fondo, ed è il principio che sto applicando anche nel nuovo codice della strada a cui stiamo lavorando. Stamattina mi sono alzato, altri 4 ragazzi morti in macchina. Stanotte, in questo weekend siamo a quasi una decina di ragazze e ragazzi morti invece di andare a divertirsi e tornare a casa in moto o in macchina. Quindi sto lavorando al codice della strada perché moto, macchina, bici, monopattino sia un'occasione di vita, di studio, di amore e non di dramma. Però, ripeto, anche la giustizia, come tutti gli altri mestieri, uno può sbagliare nel suo mestiere. Io sbaglio da ministro, figurati, sbaglierò 10 volte al giorno, sperando che siano micro errori, perché se sbaglia il ministro delle infrastrutture è problematico per qualche milione di persone, però sbagli una valutazione, sbagli il giudizio su una persona, sbagli una parola detta o non detta e poi ti rammarichi di non aver detto o di aver detto qualcosa. Però d'altronde chi fa sbaglia, chi non fa non sbaglia. Quelli che fanno lezione al prossimo sono quelli che non fanno un accidente dalla mattina alla sera tendenzialmente e vivono sbirciando dal buco della serratura sui social, prontissimi a esprimere saggezza online, ma poi nella vita reale zero. Ecco, questa è una scuola di formazione politica dedicato a chi ama la vita reale, la vita in presenza. Quindi vanno benissimo. Io la vedo un po' diversa da Armando su chat, GPT, l'innovazione. Non si possono fermare, poi uno di Elon Musk può pensare tutto il contrario di tutto, però sicuramente è geniale dal suo punto di vista. L'innovazione va accompagnata, va capita, va regolamentata,
non puoi fermarla. Con le mani va gestita. Va gestita e se la gestisci per primo, arrivi primo. Se la gestisci per ultimo, arrivi per ultimo. Io penso che questa scuola apra le teste a tante ragazze e a tanti ragazzi. Mi auguro che ci sia fra qualche anno il prossimo ministro o la prossima ministra, non so come si dice, ministressa, ormai è un casino, se sbagli la vocale ti aprono tre inchieste. Uno sorride, però una delle cose più odiose è questa cancellazione della cultura, questa pseudocultura dell'assenza di cultura che cancella tutto, rivede i cartoni animati, le fiabe, i film, i telefilm, le opere musicali e le opere teatrali. Questi hanno dei seri problemi. Se pensano che una fiaba scritta 100 anni fa, un'opera d'arte musicale o teatrale composta 100 anni fa possa disturbare qualcuno oggi, e hanno un progetto malsano in testa. Noi teniamo i piedi ben piantati per terra, guardando oltre, cercando di costruire ponti, lasciamo di là rancori, divisioni, invidia sociale, che cosa brutta. Se il mio compagno del liceo ha successo, ha una bella azienda, una bella moglie, una bella macchina, anzi devo dire, per la parità di genere, se la mia compagna del liceo ha successo, ha un bel marito, una bella azienda, una bella macchina, se no l'accusa di sessismo mi arriva dopo 4 minuti, puoi reagire dicendo ma che bello, come sono felice per lui, mi piacerebbe riuscire a essere altrettanto bravo, oppure cazzo, a lui è andata meglio di me. L'ho sempre saputo, non studiava mai, sbirciava e prendeva 8. Io studiavo come un matto 8 ore a casa e arrivavo al 5,5 faticoso. Vivi male però, se vivi in perenne competizione, invidia, rancore e gelosia. Quindi grazie per i vostri sorrisi, per la vostra apertura mentale, buona vita e buona fortuna a tutti voi. Dal profondo del cuore. Grazie a Matteo Salvini, grazie. Grazie. Grazie a Matteo Salvini che resta qua con noi per la cerimonia di consegna degli attestati, prima di lasciarlo andare, diciamo. Parto da quelli che hanno fatto le 3:30, ovviamente, perché li vedo reattivi, però non so per quanto tempo. No, partiamo dalla prima fila di questo settore. Vi prego di seguire adesso le indicazioni. Ci mettiamo qua. Alessandra, venite senza la cartellina, ovviamente, quella bianca, e per file ci alziamo. Con ordine facciamo alzare tutti. Prego, prego. Le buste lasciatele al posto. Ok. Davide Circelli. Lasciate spazio per il fotografo cortesemente. Le foto le facciamo noi. Fatemi spazio per il fotografo. Ecco, benissimo. Alessandro Pio Adimari. Francesco Furgiuele. Prossimi qua. Barbara. Barbara Nesi. Eleonora Ottolina. Elisabetta Vietri. Dario Nezzo. Simone Salvatorelli. Fabio Sonnoli. Giusto, sei amico del...
Lucio Dellatti. Si entra da una parte e si esce dall'altra. Mirko Petruccioli. Francesco Bertolini. Tommaso Castellano. Stefano Bordoni. Federico Deida. Ludovica Mastinu. Ilaria Arru. Riccardo Radice. Matteo Lorenzi. Massimiliano Benazzi. Davide Ottonello. Carlos Cobena. Matteo Fiorentino. Andrea Zanin. Martina Giandomenico. Luca Masone. Flavio Gervasoni. Marco Fertonani. Francesco Moro. Arnold Mekai. Renato Di Belardino. Riccardo De Propris. Lorenzo Casalone. Alberto Paolo Croce. Simone Geti.
Sephora Coronelli. Saba Martelletto. Francesca Olmari. Chiara Cappelletti. Pompeo Riccardelli. Cristian Azzalini. Mattia Di Placido. Nicolas Maimeri. Harrison Prest. Neri Ducci. Bongini. Federico Bianchi. Leonardo Toselli. Anna Romano. Emanuele Stefani. Sofia Ermocene. Loris Lazzaretti. Massimiliano Trevisan. Shama Boccori. Martina Visioli.
Berto. Gianpaolo Menechini. Tommaso Meucci. Nicola Flammia. Laurent Rotani. Federico Ferrai. Enrico Carraro. Domenico Velotto. Antonietta D'Amico. Carlo Miglior. Fabio Proietto. Invito intanto lo staff ad avvicinarsi in sala per la foto anche dello staff. Giovanni Russo. Biagio Coppola. Marco Angelini. Dopo la foto dello staff, possiamo fare una foto tutti insieme se riuscite a venire sul palco stando attenti alle scenografie. Quindi piano piano ci disponiamo e facciamo una foto tutti insieme. Marta Bordogna. Simone Magistrali. Andrea Bettega. Manuel Corti. Elena Costi.
Francesco Misio. Tommaso Traversi. Francesca Benedetti. Stefano Petrini. Consuelo Ciman. Salvatore Giglio. Giuseppe Micciche. Ora foto di staff per favore, quindi ci avviciniamo tutto lo staff cortesemente qua. Aldo dalla regia, dal desk, dai gadget. Pronto? Ecco. Dall'aula docenti. Mi aprite il microfono, grazie. Io approfitto per ringraziare tutto lo staff, a cominciare da Maria Grazia Longoni, che è stata la curatrice di questa edizione di tutte, Marco Perini, Alberto Ceccato, Aldo Storti, Barbara Salvadori, Lorenzo Consenti, Alessandra Cerutti, Marco Perini l'ho già detto, Claudio, Maria Grazia Vercesi, Antonio Vanoli e Matteo Alessi e anche il grande Cristian, grazie, grazie. Grazie di cuore. Ora se riusciamo, adesso dai, venite tutti, se riusciamo senza distruggere, senza distruggere tutto, nulla, piano, con calma, facciamo la foto di tutto il gruppo ottava edizione. Salendo sempre dai lati, salendo dai lati ma anche un po' avanti, qua potete mettervi davanti, piano. Qualcuno davanti, qualcuno dietro, occhio alle scenografie. Piano, ecco, ragazzi, giusto appunto. Allora, abbiamo detto, scusate, non è difficile. Scusate. Allora, qui c'è la scenografia, voi non dovete distruggerla perché sennò non ce l'abbiamo più. Staff, ok? Quindi solo un minimo, un grammo ce ne vuole. Allora, dai. Forza, chi riesce a salire dietro può salire da dietro e i più alti stanno davanti. Staff, lasciate spazio. C'è spazio alle spalle, dai, dai. Venite anche qua su. Venite anche qua su. Tanto il fotografo vi prende tutti. Un secondo che stiamo cambiando obiettivo alla macchina fotografica. Un secondo, rimanete in questa posizione, io ne approfitto, ne faccio una io. Piano. No, rimanete ancora in.
Grazie a tutti, attenzione.